Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Amici di Radio Piper, buonasera, benvenuti a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Massimo Bonella, settimanale di approfondimento qui dalle frequenze, dalle storiche frequenze che andremo subito a ricordare di Radio Piper, vale a dire FM 88800, 93800 in stereofonia col sistema RDS per tutto l'Alto Adriatico. Dunque, prima di dare la parola al nostro, più che ospite, ormai possiamo definirlo collaboratore, Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro di Pordenone, vi do una notizia che è emersa in questi, che sarà in primo piano in tutta la settimana. Dunque, il caso Cucchi, la Procura di Roma ha chiesto l'inchiesta bis sulla morte di Stefano Cucchi, contestando l'omicidio preterintenzionale ai tre carabinieri che lo arrestarono il 15 ottobre 2009. I tre sono ritenuti responsabili del pestaggio di Cucchi, morto il 22 ottobre al Pertini. Le botte avrebbero originato problemi di salute che portarono alla morte, mentre per i PM è infondata l'ipotesi di epilessia emersa da una perizia. Per altri due militari, per altri due militari si ipotizzano falso e calunnia ai danni della polizia penitenziaria. Bisogna avere fiducia nella giustizia e insistere, commenta Ilaria Cucchi. Finalmente si parlerà della verità, ovvero di omicidio. Dunque, la parola ora ad Alviano Appi per la presentazione di un ospite importante che ha in collegamento telefonico. A te, Alviano, noi ci sentiamo al termine. Grazie Massimo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera abbiamo come ospite Lorenzo Baldo, vice direttore della rivista Antimafia 2000, con il quale desidero presentare a tutti i radioascoltatori un tema che abbastanza diciamo si collega a quanto tu hai appena detto, anche se in modo molto più profondo. Lorenzo è l'autore di un libro pubblicato l'anno scorso, nel 2016, La mafia ordina, suicidate Attilio Manca. Questo, Lorenzo, è il tuo secondo libro. Il primo è stato scritto a quattro mani con il direttore e fondatore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Questo è il tuo secondo libro, tutto scritto da te. E io ti chiedo innanzitutto, per i nostri radioascoltatori, di chi è Attilio Manca e come mai hai deciso di approfondire così tanto la sua vicenda. A te la parola. Buonasera Alviano e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, guarda, in sintesi, Attilio Manca era un giovane di 34 anni, un urologo a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ed era una sorta di luminare nel suo campo, perché nel 2001 lui è uno dei primissimi che opera il tumore alla prostata con la laparoscopia, una tecnica che aveva acquisito in Francia. Quindi è una persona specialmente, diciamo, specializzata in questa tecnica ed è all'avanguardia nel suo campo. Qual è, diciamo, la storia che ruota attorno appunto a questo ragazzo che viene trovato morto il 12 febbraio 2004 a Viterbo, dove lui prestava servizio all'ospedale di Viterbo Bercolle? Cominciamo dai misteri. Praticamente lui è una persona innamorata della vita, una professione, come dicevo prima,
straordinaria, con un futuro brillante che lo aspettava, con tantissimi amici, colleghi, con veramente una persona felice di vivere. Ecco, una persona del genere non era né un tossicodipendente, né tantomeno aveva istinti suicidari. E invece, guarda caso, quella mattina del 12 febbraio 2004 viene trovato morto e con due punture nel braccio sinistro, nonostante lui fosse mancino. Questi segni nel corpo di chimosi, con tutta una serie di circostanze misteriose. Non ci sono impronte, diciamo, sulle due siringhe che vengono trovate a casa. La porta d'ingresso non è chiusa dall'interno. La vicina di casa poi testimonierà alla polizia di aver sentito intorno alle 10 di sera più o meno la porta che si apriva e qualcuno che entrava o usciva. Ci sono dei tabulati che spariscono, delle telefonate di attivo ai suoi genitori e tutta una serie, diciamo, di misteri che costellano questo caso. Allora, io, diciamo, che ho avuto la fortuna di conoscere i genitori di Attilio qualche anno dopo il 2004. Io ho questa immagine che è sempre nella mia testa, di questa madre che distribuiva le fotocopie dei primi articoli che uscivano e che mettevano in dubbio il suicidio di Attilio Manca. E da quel momento, come Antimafia 2000, con il nostro sito, il nostro giornale, abbiamo iniziato a occuparci di questa storia. Fino a quando nel 2015 un nostro amico che collaborava con la casa editrice Imprimatur mi ha proprio chiesto se avessi voluto scrivere un libro sulla storia di Attilio. Benissimo, ecco, io vorrei che tu un poco approfondissi l'aspetto proprio delle indagini per poi cercare di capire quale può essere la macchinazione dietro questo ordine della mafia di suicidare questo famoso, questo bravissimo urologo. Quali sono i punti chiave che veramente gridano vendetta al cielo per come sono stati trascurati? A te. Sì, allora guarda Albiano, come dicevo prima, la prima evidenza che è un suicidio è il fatto che un mancino si possa fare due punture nel braccio sbagliato. E lui era un mancino puro, se non sbaglio. Puro. I colleghi hanno testimoniato, agli inquirenti hanno tutti detto che lui operava col braccio sinistro, tanto che ovviamente i colleghi che lavoravano erano molto ben contenti di lavorare con lui, perché era perfetto, lui col braccio sinistro e gli altri col braccio destro. Primo punto. Quindi già è uno dei misteri che, come dicevo prima, rimane un punto fermo. Dopodiché cominciamo appunto a elencare le altre anomalie, che sono appunto l'assenza delle sue impronte sulle siringhe che sono state trovate nel suo appartamento. Nel suo appartamento non sono stati trovati i tipici oggetti che usano i tossicodipendenti per scaldare l'eroina sul cucchiaio, con il bilancino, cioè tutti quegli attrezzi classici che un tossico utilizza. Ecco, lì non c'erano. La casa era perfetta, non c'era praticamente nessuna traccia di sacchetti appunto con polvere bianca, con niente. Quindi è come se lui fosse arrivato a casa con due siringhe pronte per l'uso, si fosse iniettato nel braccio sbagliato, fosse andato in overdose, perché visto che l'autopsia ha confermato che la morte avviene per questo mix di tranquillanti, alcol e eroina, ecco, e tutto questo poi fosse stato sparito, non fosse rimasta nessuna traccia, diciamo, di tutto quello della preparazione di questo, della dose fatale. E questo, come vi dicevo, è un aspetto, ma soprattutto parla la sua vita, perché lui non era un tossicodipendente. I suoi colleghi, che lavoravano a stretto contatto fino a 12-18 ore al giorno, non avevano mai visto segni di squilibrio o comunque sbalzi d'umore o addirittura segni di punture sui bracci, visto che lui, comunque, sappiamo che i chirurghi operano a braccia scoperte. Addirittura qualche suo collega faceva le terme con lui e lo vedeva in costume e non aveva un segno di puntura nel corpo. Quindi questi sono gli elementi. Purtroppo poi ci sono anche gli elementi dell'autopsia, un'autopsia lacunosissima, che viene addirittura fatta due volte con delle integrazioni, perché la dottoressa Dalila Ranalletta, che esegue l'autopsia, non è convinta sull'ora del decesso,
prima mette le 12 ore, poi aumenta, addirittura potrebbero essere 48 ore, dalle 24 alle 48 ore. C'è una procura che chiede un'integrazione a un'autopsia, tanto che la commissione antimafia, anni dopo, quando controllerà tutti i documenti, definirà l'autopsia di questa della dottoressa Ranalletta una cosa ignominiosa, cioè proprio un obbrobrio. E questo lo dice il vicepresidente Gaetti, che è un anatomopatologo, quindi lui se ne intende di autopsie. Certo. Questo per dirvi quanti misteri ci sono. C'è anche una cosa che a me aveva colpito quando quest'estate ho letto il libro. In realtà è stata trovata l'impronta di un parente nel bagno di... Ecco, Esatto. vorrei che tu Allora, accennassi anche a questo. questo è un altro dei capitoli, diciamo, che fa parte del mistero, perché quando non trovarono, diciamo, altre impronte, diciamo, al di fuori di Attilio, degli amici e della famiglia che era stata a Natale del 2003, inspiegabilmente nella seconda tornata, diciamo, della ricognizione nell'appartamento per cercare impronte, venne fuori un'impronta del cugino di Attilio, Ugo Manca. Peraltro, e qui va aperto un inciso, condannato per droga in primo grado, poi assolto e in appello, una sentenza divenuta irrevocabile, e una persona collegata ad ambienti mafiosi di Barcellona Pozzo di Gotto. Ecco, questa impronta, guarda caso, è rimasta nel bagno. Allora, la difesa di Ugo Manca ha detto che, visto che appunto Ugo Manca era venuto a farsi operare dal cugino a metà dicembre 2003, quell'impronta era rimasta nel bagno dal dicembre 2003 a marzo 2004, quando vengono repertate tutte, diciamo, le impronte, cosa tecnicamente impossibile, tanto che l'avvocato di parte della famiglia Manca, l'avvocato Fabio Repici, disse più volte ai giudici di Viterbo che era impossibile perché, secondo le perizie fatte, l'ambiente più umido di tutta la casa non poteva mantenere un'impronta da dicembre a marzo, quando poi la signora, la mamma di Attilio, la signora Angela, aveva effettuato le pulizie di Natale, a Natale 2003, quindi pulendo profondamente tutti i locali, compreso il bagno. Ecco, questo è un altro dei misteri che è rimasto, perché la figura di Ugo Manca, come dicevo prima, è una sorta di trade union con ambienti appunto mafiosi di Barcellona Pozzo di Gotto, ambienti di droga. Lui ha avuto questi contatti con un famoso personaggio che si chiama Rosario Pio Cattafi, che a sua volta è stato condannato per mafia ed è stato anche indicato come collegamento con i servizi segreti. Quindi sono dei piccoli tasselli che compongono questo mosaico e che sempre di più attestano che è impossibile che si tratti di un suicidio, perché sono tante cose che non tornano. Ecco, un'impressione che si ha leggendo il tuo libro è che anche l'ex capo della mobile di Viterbo che conduce l'indagine, così, Salvatore Gava, abbia agito, diciamo, per dirla facile, così, con molta leggerezza, trascurando molti dati, proprio un'indagine fatta con un unico obiettivo, quello di dire che Attilio fosse proprio tossicodipendente, perché ci sono molte lacune e anche molte richieste di reperti, di indagini, sono state fatte con grande ritardo. A questo proposito, che cosa ci Esattamente. puoi dire? Allora, guarda, questa è diciamo, la seconda parte del mistero, perché finora abbiamo visto un mistero appunto legato proprio all'impossibilità che lui si possa essere suicidato, al fatto che lui questi due buchi nel braccio sbagliato, l'impronta del cugino, però dobbiamo addentrarci nel mistero che collega la mafia, il capo della mafia addirittura, Provenzano, ad Attilio Manca. E qua, quello che tu hai citato, l'ex capo della squadra mobile di Viterbo, Gava, fra parentesi condannato per falso al processo G8 per le violenze alla scuola Diaz, in quanto lui aveva redatto un verbale falso, e questo non è un dettaglio da poco. Ebbene, questa stessa persona ha dichiarato in una nota ufficiale della polizia di Viterbo che Attilio Manca, nel periodo in cui Provenzano veniva operato in Francia, cioè fine ottobre 2003, ebbene, in quei giorni Attilio Manca, secondo la ricostruzione di Gava, era presente all'ospedale Belcolle. Invece non era così, era un dato falso,
perché un giornalista di Chi l'ha visto è riuscito ad avere i registri delle presenze di Attilio Manca in quel periodo all'ospedale di Viterbo, e proprio nel periodo in cui Provenzano era appunto a Marsiglia a farsi operare, Attilio era assente. Ora, che Attilio l'abbia operato non ci sono, diciamo, riscontri oggettivi, ma che possa averlo visitato prima o dopo, e questa è una delle piste seguite appunto dalla difesa della famiglia Manca. Però il dato appunto che è emerso dalla relazione di Gava e che la procura di Viterbo ha acquisito era completamente falso. Quindi la procura di Viterbo all'epoca si è proprio incanalata in un binario morto che prevedeva appunto il suicidio a base di droga, e tutti fuori gli elementi collegati alla mafia, all'ambiente barcellonese, a Provenzano, nonostante l'avvocato sempre della famiglia Manca, in questo caso soprattutto Fabio Repici, avesse portato tanti elementi che portavano ad unire il caso di Attilio alla figura di Provenzano, e cominciamo ad elencarli. Una settimana dopo la morte di Attilio, la signora Manca, che si trova al cimitero, ricorda che il padre di uno dei più cari amici di Attilio, Lelio Coppolino, questo era l'amico carissimo di Attilio, ebbene suo padre, Vittorio Coppolino, disse alla signora Manca una settimana dopo la morte di Attilio: ma siete sicuri che vostro figlio non sia stato ucciso perché ha curato Provenzano? Ecco, la signora ha i brividi a ricordare questa frase, ovviamente ne parla subito col marito. Quando poi Coppolino verrà sentito dalla polizia negherà assolutamente di aver detto una frase del genere, però questo è il primo degli elementi che legano la figura di Attilio Manca a Provenzano. Poi ci sono delle intercettazioni in una macchina durante un'operazione antimafia denominata Vivaio, nella quale la sorella di un pentito, Carmelo Bisognano, la sorella, parla con degli amici e parlano proprio di Attilio Manca in macchina. E allora c'è un passaggio che dice: ma perché l'avrebbero dovuto uccidere? E lui dice: perché l'aveva riconosciuto, tutti sapevano che Iddu, lui, detto in siciliano, era qui, anche le pattine lo sapevano che Provenzano si nascondeva nel territorio di Barcellona. Sono parole fortissime, inequivocabili, e soprattutto che emergono in una maniera molto neutra, loro non sono consapevoli di essere intercettati. Certo. E questo è un altro dato. Poi c'è anche un mafioso, Ciccio Pastoia, che quando viene intercettato, mentre parla con il suo sodale, dice che Provenzano è stato visitato da un medico siciliano. Altri elementi. Questo per dire che negli anni tutti questi input che la difesa della famiglia Manca ha dato alla procura di Viterbo sono stati sempre ignorati. La procura di Viterbo ha proseguito su quella strada. Attilio Manca era un drogato anomalo, secondo loro, perché cosa fanno? Credono alle testimonianze degli ex amici di Attilio, compreso il cugino, che d'improvviso si svegliano e dicono: sì, Attilio si drogava, però riusciva a controllare la sua tossicodipendenza. Dopodiché la giornalista di servizio pubblico va da Ugo Manca a casa sua e gli dice: scusi, ma lei si è fatto operare da suo cugino a metà dicembre 2003 nonostante lei credesse e fosse convinto che suo cugino fosse un tossicodipendente? Quindi, per dirvi l'incongruenza, eppure la procura di Viterbo ha scelto di seguire, diciamo, le testimonianze degli ex amici, non ha voluto seguire la pista degli ex dei colleghi di Attilio, che hanno negato tutti che Attilio potesse essere un tossicodipendente anomalo, e quindi le indagini di Viterbo si sono arenate in un processo monco, dove c'è un'unica indagata, la signora Monica Mileti, che ha ceduto questa dose di eroina che ha causato la morte di Attilio Manca, mentre a Roma sono confluite tutti, diciamo, le testimonianze dei pentiti, che hanno parlato di un omicidio mascherato da suicidio con tanto di massoneria, mafia e servizi segreti alle spalle. Però è un'indagine anche lì ferma, che non si sa, perché da più di un anno tutte queste dichiarazioni, l'ultima di Carmelo D'Amico, che ha messo i nomi nero su bianco anche di un generale piduista che avrebbe chiesto a questo Rosario Pio Cattafi, di cui parlavamo prima, che conosce bene Ugo Manca, questo generale avrebbe chiesto a Rosario Cattafi di metterlo in contatto con Attilio Manca per curare Provenzano. Quindi elementi fortissimi, capite? Una pista che andrebbe perseguita molto minuziosamente, scandagliando punto per punto, e la preghiera, la speranza della famiglia Manca è proprio questa, che la procura di Roma, nelle persone del dottore Prestipino e dottoressa Palaia, non archivino questo caso,
perché sennò sarebbe la fine, la morte della giustizia. Ecco, io ti volevo chiedere anche, Lorenzo, questo fatto di aver o operato oppure in qualche modo comunque curato in una seconda fase questa malattia alla prostata del boss Bernardo Provenzano, che risvolti ha però? Perché è così importante eliminare Attilio Manca quando, come dici tu, nell'intercettazione della macchina dicono beh, ma tanto qua tutti sapevano che Provenzano era qua. Quindi qual è il nesso su cui gli ascoltatori dovrebbero anche riflettere per dire va bene, ma perché lo uccidono questo ad un certo punto? Allora, guarda, Adriano, ti posso dire che di fatto lui non viene ucciso solamente perché ha riconosciuto Provenzano e ha capito di avere curato il capo di Cosa Nostra. È limitata questa ipotesi. L'ipotesi peggiore che gli avvocati della famiglia Manca hanno messo nero su bianco, e comunque ha un senso e un filo logico, è che la vicenda di Attilio Manca rientri nella trattativa tra Stato e mafia, che la latitanza di Provenzano sia un tassello di quella trattativa che gli è stata garantita appunto da esponenti dello Stato che hanno trattato con Cosa Nostra. E quindi se Attilio diventava testimone non solo del POS in quanto tale, ma della rete di protezione istituzionale che aveva permesso la latitanza di Provenzano, ecco lì sì che doveva essere eliminato come testimone, perché era ancora più grave di aver riconosciuto Provenzano il fatto che lui potesse aver riconosciuto questa rete di protezione istituzionale. Questo è, secondo me, il grimaldello per capire in che paese siamo, dove chiunque mette a rischio lo Stato trattino mafia diventa un testimone da eliminare. Quindi il titolo stesso del libro, che la casa editrice ovviamente ha scelto per dare una connotazione, per me era limitato, perché io avrei fatto lo Stato mafia ordina uccidere Attilio Manca, non tanto la mafia ordina, perché questo ovviamente è un omicidio di Stato, con ovviamente c'è la componente forte mafiosa e lo sappiamo, ma non ed esecutiva, diciamo, senz'altro esecutiva. Ma ti posso dire, guarda Alviano, che il modo non è tipicamente mafioso, perché il fatto che sia stato preso e queste tracce nel corpo che sembrano che siano segni di colluttazione, come se fosse stato picchiato, perché nelle foto dell'autopsia, che sono agghiaccianti, perché le foto del suo corpo sono veramente terribili, e si vede questo scroto gonfissimo, questi segni forti nelle varie parti del corpo, e sembrerebbe tutto che porti a una sorta di aggressione che lui ha subito prima di subire queste due incompatibili con una overdose, quindi una no, serie completamente di... Guarda Don Ciotti, che ha visto morire tanti e tanti ragazzi di overdose con nella sua missione del gruppo Abele, è uno dei primi che ha detto questa non è una morte per overdose, e penso che poche persone come lui hanno avuto negli occhi la morte di tanti ragazzi per droghe. Quindi questo per farci capire il rischio del paese nel quale ci troviamo, dove se un potere criminale decide che un testimone deve essere eliminato, userà sempre questo tipo di metodologia. Comunque, gettare fango sulla vittima, farlo passare per un suicidio e continuare a infangarne la memoria. Quello che sta succedendo a questa povera famiglia che si batte da 12 anni per avere un brandello di verità su questo caso. Guarda, noi siamo giunti allo scadere del tempo a nostra disposizione. Io ti ringrazio tantissimo di aver accolto il nostro invito. Finisco semplicemente leggendo due parole della prefazione di Luigi Ciotti, nel quale lui dice, e invitando le persone che ci ascoltano a comprare questo libro, ad approfondire, per tutti quelli che hanno a cuore la democrazia c'è bisogno di luce e di conoscenza. Don Ciotti dice che la ricerca della verità non può essere solo compito della magistratura e delle forze di polizia, tutti ne dobbiamo essere artefici, non certo calandoci nei panni degli investigatori, ma facendo la nostra parte di cittadini vigili e responsabili, affinché il bene comune non sia intaccato dalle zone d'ombra, da accordi sottobanco o trattative inconfessabili.
Grazie, ripasso la linea a Massimo Bonella e a risentirci. Grazie, grazie a voi, grazie a voi davvero. Grazie. Benissimo, dunque allora riprendiamo dallo studio 1 qui di Radio Piper, grazie ad Alviano Appi per questa conduzione relativa all'intervista a Lorenzo Baldo per la presentazione del suo ultimo libro. Tra le cose io lo conosco anche personalmente, sarà infatti anche programmato in televisione una sua intervista prossimamente. Dunque non mi resta che ricordare che questa è Radio Piper che modula sui 93.800, 88.800 MHz in stereofonia col sistema RDS per tutto l'Alto Adriatico, oltre naturalmente anche allo streaming radiopiper.it. Ringrazio la regia qui di Radio Piper e anche un ringraziamento per la collaborazione a Radio Sayus, RST Radio Sayus Televisione, perché ricordiamo che è anche TV Internet in diretta streaming, quindi un saluto a Rosario Moreno. Grazie anche a voi gentili ascoltatori che ci avete seguito. Pianeta Oggi 20 nel mondo tornerà la prossima settimana sempre alla stessa ora. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi e 20 nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.